maggioranza dei comaschi e quasi credo dalla totalità di quelli che protestano perché si vogliono, diciamo, togliere, si vuole rendere la piazza pedonale. Questo è un rammarico che non può fermarsi lì, ma dovrebbe, credo, interrogarci su come superare e colmare questo vuoto di conoscenza, perché se vi si colma questo vuoto di conoscenza, probabilmente anche l'approccio al progetto, all'idea di futuro che si vuole dare a Piazza Roma, probabilmente cambia e diventa meno, diciamo, fegatoso e forse più cerebrale, o comunque più di cuore, più di passione. Ecco, questo però credo che sia un punto che lascio alla riflessione di tutti i relatori, nel senso che è una domanda sottintesa, poi ciascuno penso ha già elaborato delle cose da dire, quindi siamo grati a loro, però c'è di sottofondo questa domanda, cioè come fare a colmare questo vuoto, cioè perché una conoscenza che resti in sé di fatto purtroppo alla lunga è inutile, e conoscenza utile e feconda se è trasmessa, se poi diventa condivisa. Il problema è appunto la sfida, anche qui non so, degli organizzatori, ma penso un po' di tutto, dei comaschi, è proprio quella di rendere questa conoscenza condivisa, di fare sì che sia un patrimonio comune. A questo punto mi fermo e la parola adesso, nel secondo la scaletta, è per Alberto Cano. Naturalmente, ecco, ricordo che, dato tutto lo spazio a Fabio, adesso abbiamo interventi molto più stringati, quindi scusatemi se poi magari faccio un po' quello che tira le redini.